Su BioBlu recentemente l'amico Claudio Messora ha pubblicato un video molto importante. Questo video riguarda la storia dell'ex vicepresidente di Facebook, un indiano, il quale ha fatto un'intervista e in questa intervista dice cose che sono molto importanti, molto molto importanti da capire fino in fondo. Vi leggo questa intervista e la prima cosa che faccio leggendola è che rallento il tempo, perché questa intervista è stata fatta a una velocità supersonica, più o meno questo tac 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 tac. Ecco, questo modo di parlare, soprattutto dell'intervistatrice, indica un distacco profondo delle proprie emozioni. Chi parla come una raffica, possiamo stare certi che non dà il tempo al sistema emozionale di andare dietro le parole, che è proprio quello che oggi si vuole, cioè che noi siamo staccati non dalle emozioni tutte, ma dalle emozioni fondamentali, quelle vere, quelle naturali, che sono poche, ma che sono quelle che ci orientano nella vita. Quindi già solo il modo di presentare le cose così tac tac ta 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 indica che il contenuto di questa intervista e lo scopo di questa intervista fallisce, nel senso che proprio sta usando un metodo che rinforza ciò che vuol criticare. Ecco, ma questo è normale nei nostri sistemi. Adesso, fatta questa premessa, il tempo per poter riflettere è un tempo lento. Allora diamo tempo al nostro cervello emotivo di poter accedere ai pensieri e quindi di poter anche essere di sostegno, di orientamento. Ricordiamoci, perché il sistema emotivo è un sistema molto più profondo di quello cerebrale della corteccia, nel senso che risiede in strutture più antiche, che sono quelle che consentono agli esseri viventi di orientarsi nel mondo per sopravvivere. La rabbia, la tristezza e la paura sono presenti insieme alla gioia e a poco altro come emozioni fondamentali, perché queste emozioni ci offrono la sintesi che l'insieme del nostro cervello arcaico ci offre e serve proprio a consentire al nostro pensiero di radicarsi in qualcosa di più profondo che non siano ragionamenti di superficie. Oggi, quando noi assistiamo a dei dibattiti televisivi, troviamo regolarmente questi ritmi così accesi. Questi ritmi così accesi servono alle dispute, servono alle discussioni, ma certamente non alle riflessioni. Oggi noi abbiamo un disperato bisogno di tornare a riflettere. Riflettere richiede tempi molto più lenti. Vi dico solo che per parlare alle nostre parti profonde o rallentiamo il tempo o noi siamo totalmente nella superficie di noi stessi, cioè nella maschera, staccati dal nostro vero sé. Quindi noi siamo persone alienate. Ecco, in questa intervista c'è molto ottimismo, come vi farò vedere, ma c'è anche tanta dedizione alla verità. E ve la leggo. Allora dice questo signore, no? Mi sento tremendamente in colpa, la colpa. Penso che noi tutti, che abbiamo progettato questi strumenti tipo Facebook, sapessimo nel profondo di noi stessi, sapessimo, anche se abbiamo finto di no, convinti che non ci sarebbero state conseguenze così gravi. Conseguenze sì, ma non così gravi. Io penso che nei recessi profondi della nostra mente sospettavamo che qualcosa di brutto sarebbe accaduto, ma non fino a questo punto, non questo. Abbiamo creato strumenti che stanno disintegrando il nostro tessuto sociale. Bisogna chiudere nettamente con alcuni di questi strumenti. Lui che li ha inventati, lui che è stato uno di quelli che hanno contribuito a farlo crescere, questo strumento, dice: bisogna fermarsi dall'usare questi strumenti, perché questi strumenti si basano su stimoli a breve termine che funzionano sul sistema dopaminico dell'eccitazione. Quindi quando noi stiamo dentro questi strumenti, che lo sappiamo o no, siamo dipendenti dalla dopamina. Questi strumenti stanno distruggendo la società. Nessuna coscienza civile
nessun senso di cooperazione, ma solo disinformazione e falsità. Attenzione, non si tratta di un problema americano, non si tratta delle pubblicità dei russi. Sono cose secondarie, questo è un problema globale che ci riguarda tutti. Quindi siamo davvero in una situazione brutta che sta erodendo il nucleo fondamentale di come le persone si rapportano tra loro. Ci sta dicendo che questi strumenti ci stanno drogando, sottoponendo al sistema dopaminico, che impedisce la riflessione. Capite? Infatti sono strumenti tutti che accelerano la velocità del nostro pensiero, che così da pensiero, vero pensiero, il vero pensiero è, che cosa vuol dire pensare? Pensare significa soppesare. Perché soppesare? Per porre le cose al posto giusto. Dove? In quale posto? Quelle più importanti e quelle meno importanti, quelle più vicine e quelle più lontane. Questo è il minimo del pensiero. Ebbene, un pensiero che invece procede con questa velocità cessa di essere un pensiero e cessa e comincia a essere un semplice riflesso condizionato, cioè automatico. Quindi di cosa vi sto parlando? Di cose importanti. Vi sto parlando della tremenda alienazione in cui siamo immersi. Continuando l'intervista, ecco che cosa ci dice l'ex presidente di Facebook. Io non ho una soluzione giusta, la mia soluzione è semplice, non usate più questi strumenti. Io non lo faccio da anni, questi strumenti hanno creato enormi tensioni con i miei amici. Io da 7 anni praticamente non uso più Facebook e chiedo anche ai miei figli di non usarla. Quindi chi ha promosso Facebook, chi ha guadagnato soldi con Facebook, ci dichiara che lui non la usa da 7 anni. E chiede ai suoi figli di non usarla, perché sa che è pericolosa. E adesso vi cito McLuhan, cosa dice a proposito di questi strumenti. Dice, già diversi decenni fa diceva, ogni volta che usiamo un'estensione tecnologica di noi stessi, il libro è di Mauro Magatti, La grande contrazione. Mauro Magatti, un sociologo, ha scritto un libro meraviglioso che io cercherò di diffondere e farò parecchi video su questo testo. È un testo molto completo sull'analisi della situazione di oggi. Allora, ogni volta che usiamo un'estensione, dice McLuhan, necessariamente la abbracciamo. Insomma, diventa una nostra protesi. Assorbiamo queste estensioni di noi stessi nel nostro sistema individuale. Sperimentiamo un'automatica chiusura o uno spostamento della percezione. Quindi non percepiamo più il mondo come prima. Quindi, come sapete, la tecnologia aumenta tutte le nostre facoltà. In particolare aumenta la percezione visiva, percezione uditiva. Possiamo percepire in lontananza le cose. Abbiamo i telescopi, abbiamo i microscopi nel piccolo, abbiamo incrementato in modo a dismisura i nostri arti, possiamo spostarci in uno spazio con una rapidità incredibile, ma abbiamo anche creato degli strumenti per potenziare la nostra memoria. I computer contengono finite informazioni e questi sono dei nostri server della nostra mente. E sembra che questo sia una cosa bellissima. Da un certo punto di vista noi possiamo accedere a informazioni in tempo velocissimo, cosa che non è mai stata possibile. Bene, Platone, 2400 anni fa circa, ci mise in guardia addirittura contro la scrittura e disse: la scrittura può essere una cosa buona, ma anche cattiva. Sì, è vero, ci risparmia di memorizzare le cose, ma proprio questo risparmiarci di memorizzare le cose farà sì che noi dipendiamo dalla scrittura. Cioè nel senso che la nostra memoria non sarà più forte come prima. Capite, prima di Platone la società era una società che procedeva in modo orale. Le persone avevano una memoria incredibile allora. Si ricordavano interi brani dell'Iliade, i cantori, i poeti, avevano una memoria uditiva formidabile.
e attraverso questa memoria uditiva si tramandavano le conoscenze di generazione in generazione. Con la scrittura il pericolo è proprio questo, che noi creiamo una distanza, perdiamo quella facoltà che è la memoria, che è una facoltà fondamentale del pensare, del retto pensiero. Va bene, vi ho fatto un escurso storico, adesso vado invece più in profondità in questo testo, perché è molto molto interessante quest'altra cosa. Dice: non possiamo sfuggire a questo continuo abbraccio delle tecnologie quotidiane, a meno che non sfuggiamo alle tecnologie stesse e ci ritiriamo in una caverna da eremiti. Ma attenzione, perché allora diventiamo idioti tecnologici e quindi siamo degli forti emarginati. Gli anziani oggi sono degli emarginati, perché le nuove tecnologie in gran parte agli anziani non sono possibili. Poi aggiunge nel testo: siamo sottoposti a una pletora di stimoli, ma questo numero infinito di stimoli non ci consente di organizzare gli stimoli stessi in sequenze armoniose, in sequenze che ci consentono di avere una visione d'insieme. Quindi, che cosa succede questo? Significa che questi frammenti diventano col tempo egemoni, cioè guidano la nostra vita. Dice, è come se entrassimo in un supermercato, degli stimoli. Siamo da una parte affascinati, ma dall'altra anche disorientati. È facile appunto perdere l'orientamento. Ecco allora che in quel momento interviene l'abilità degli psicologi, che oggi funziona al servizio della pubblicità, che oggi avviene in modo sempre più sofisticato, che non agisce manco più sul sistema psicologico, in parte minimamente cosciente, oltre che inconscio, ma direttamente neurologico. Oggi gli psicologi, insieme ai neuroscienziati, sono riusciti a creare dei meccanismi per poter creare in noi qualunque tipo di emozione di fronte a un contenuto, perché sono entrati nella cabina di regia. Anche noi ci possiamo entrare, ma di solito non la facciamo. La cabina di regia, che per chi conosce la PNL è molto semplice capire, è quella delle sottomodalità, dell'uditivo, del visivo soprattutto, e quindi all'interno, modulando le sottomodalità visive e uditive, a volte in modo subliminare, riescono a generare in noi le emozioni che loro desiderano. E siccome noi siamo guidati nei nostri comportamenti dalle nostre emozioni, sono in grado di determinare i nostri comportamenti con precisione. Questo significa che oggi ci troviamo in una condizione ancora peggiore della caverna di Platone. 2400 anni fa il genio di Platone aveva compreso la situazione che già in parte allora esisteva, e cioè che la maggioranza della popolazione non vive nella realtà. Già Eraclito ci aveva insegnato che ben poche persone vivono in contatto con la realtà. Queste persone, i risvegliati, diceva Eraclito, vivono tutti nello stesso mondo, cioè vedono tutti lo stesso mondo, perché la verità è quella. Gli altri, gli addormentati, che vivono nella caverna di Platone, vedono davanti non la realtà, ma delle ombre della realtà. Dietro queste persone sedute nella caverna incatenate, dietro c'era un muro, su questo muro venivano fatti passare dei simulacri, delle immagini, che venivano portate su questo muro, e dietro questi simulacri c'era acceso un fuoco che proiettava appunto delle ombre sul fondo della caverna. Quindi sti disgraziati seduti e incatenati nella caverna, l'unica realtà che vedevano era la proiezione di queste ombre che qualcun altro generava a suo piacimento. Mai Platone avrebbe potuto immaginare che questo sarebbe successo a livello di oggi. E Platone diceva: queste persone incatenate non vivono nel mondo, ma vivono ciascuno nel proprio mondo.
Questo mondo è guidato da una dispercezione della realtà, una totale deformazione. Tutta la storia della filosofia, intesa come filosofia vera, è quella che significa amore per la sapienza, e l'amore per la sapienza porta all'insopprimibile desiderio di emancipare l'uomo dalla falsità, dalla menzogna e dall'oppressione dell'uomo sull'uomo. Quindi la vera filosofia è una pratica di emancipazione che vuole che tutti gli uomini siano uguali in pari dignità. Questo da sempre. Purtroppo il nemico della filosofia è la retorica. La retorica è l'arte di parlare per convincere le persone, cioè quello che si fa oggi. I retori, i sofisti, erano i nemici di Platone, quelli che lui considerava le persone più spregevoli, perché erano in grado di convincere le persone di qualsiasi cosa. Mentre la dialettica inventata da Socrate e da Platone era appunto una forma di dialogo che mirava alla scoperta della falsità, a svelare la falsità e a rivelare col tempo la verità, la retorica invece è uno strumento al servizio di chi vuole usarla per dominare gli altri. Oggi siamo in un periodo di neosofistica, come dice questo libro molto bene, cioè di retori, di coloro che anziché essere dialettici, amici dell'umanità, sono veri amici, veri nemici dell'umanità. Cercano di usare tutti gli strumenti per dominare l'umanità, manipolando la percezione e manipolando la capacità di pensare. Ora guardate questa immagine. Allora, ci sono cose più importanti, cose un po' meno importanti e cose molto meno importanti. Pensare, in primo luogo, significa soppesare per mettere le cose importanti al giusto posto, cioè in alto e vicino, e le cose meno importanti sullo sfondo. Ad esempio, è molto importante la qualità delle relazioni, perché la qualità delle relazioni è un segnale di intelligenza. Poi vi dirò qualcosa di più magari in un altro video. Noi sviluppiamo intelligenza relazionale se abbiamo avuto la fortuna di avere una base sicura con nostra madre. Abbiamo avuto una capacità, una madre capace di generare in noi quel senso di sicurezza di cui un bambino molto piccolo ha bisogno. Quindi la madre, dopo la nostra nascita, è stata in grado di ricreare con noi quella simbiosi che non è più quella primaria nel ventre della madre, ma è quella secondaria, in cui la madre ha il compito di soddisfare il più possibile i bisogni fondamentali del bambino. Come? In che modo? Intuendoli. Come fa la madre a intuire questi bisogni? Non potrebbe farlo se non avesse, durante la gravidanza, avuto determinati cambiamenti nella sua fisiologia. Oggi sappiamo che una madre in gravidanza ha dei cambiamenti ormonali e cambiamenti emotivi che la fanno regredire a situazioni infantili. Cosa serve questa regressione che le donne durante la gravidanza hanno? Serve per far riemergere quelle memorie che consentiranno poi alla madre, di fronte al bambino appena nato, di sintonizzarsi ritornando con quella visione che lei aveva da piccolo, con quella capacità di sintonizzarsi il bambino. Cioè la madre, pur rimanendo adulta, ha una parte di sé che ritorna bambina per potersi sintonizzare a livello del bambino e capirne i bisogni. Questo, se fosse la natura, fosse un progettista, potremmo dire che è un colpo di genio da parte della natura, perché consente quindi alla relazione madre-bambino di generare quella base sicura indispensabile al bambino per poter poi crescere sano, essendo visto, riconosciuto e quindi avendo poi via via quel tipo di frustrazione ottimale che
consente la nascita e la crescita di un io, di un'individuazione del bambino. Adesso non posso andare più in profondità, ma vi posso solo dire questo, che una madre sana, che è intorno a un contesto sano, di relazioni sane, quindi che ha un'ottima relazione col proprio partner, che ha una famiglia, non solo la famiglia ristretta, ma una famiglia allargata e una comunità intorno che la proteggono in quella delicatissima fase, ebbene una madre così può dedicare tutte le attenzioni al momento più delicato della nostra vita, cioè il momento durante la gravidanza e subito dopo la gravidanza. E quelli sono i periodi in cui creiamo il nostro carattere, cioè la nostra impronta, un'impronta che fa sì che abbiamo certe qualità oppure abbiamo un carattere difficile e quindi certe difficoltà, certe dispercezioni, certi difetti percettivi. Vi faccio esempi di carattere il carattere in fondo è un sistema di difesa, può essere un carattere buono e allora diventa stile oppure un insieme di sistemi di difesa. Vi cito alcuni sistemi di difesa molto noti, la difesa ossessiva, la difesa paranoica, la difesa schizoide e così via. Sono tutti modi di organizzare la nostra percezione che ci consentono di non ritornare più dentro la grande sofferenza che abbiamo patito quando abbiamo dovuto mettere in atto queste difese. Più base sicura abbiamo, meno difese abbiamo. Meno difese abbiamo, più noi siamo in contatto con la realtà. Allora, la predisposizione al contatto con la realtà nasce nei primi mesi di vita. Allora, nei primi mesi di vita, se siamo molto fortunati, viviamo nella fisiologia degli affetti. Quindi si creano dentro di noi quelle relazioni, quelle basi di relazioni affettive che sono fisiologiche e che ci consentono poi di sviluppare una fisiologia delle emozioni e successivamente una fisiologia delle relazioni. Quando questa base sicura non c'è o è carente, anziché la fisiologia, entriamo nella patologia. Può essere più o meno grave, ma patologia è. Purtroppo, devo dirvelo, a causa del karma collettivo che abbiamo immagazzinato, noi viviamo prevalentemente nella patologia degli affetti, nella patologia delle emozioni e nella patologia delle relazioni. E quel che poche persone sanno, che queste tre patologie sono il fondamento della patologia del pensiero, cioè di quel tipo di pensiero che non è più in grado di riflettere, di soppesare per discernere il vero dal falso. Quindi un pensiero che anziché essere una riflessione guidata da emozioni fisiologiche, è un pensiero distorto guidato da dispercezioni e da emozioni distorte e da affetti e relazioni distorte. Vi sto parlando di qualcosa che è fondamentale capire per poter renderci conto di quanto lavoro oggi c'è da fare dal punto di vista dell'educazione degli adulti. È un tema che tratteremo in un altro video, ovviamente, non possiamo farlo adesso, ma tutti questi temi sono collegati e tenere insieme le cose è proprio del pensiero dialettico, quello di Socrate e di Platone, che ci hanno insegnato che il pensiero dialettico è quello che connette ogni cosa a tutte le altre. Ecco, quindi se vi parlo di Facebook, io non vi sto parlando veramente di qualcosa di essenziale se non collego Facebook alla fisiologia degli affetti, alla fisiologia delle relazioni, alla fisiologia delle relazioni e del pensiero e quindi eventualmente alla patologia degli uni e degli altri. Allora è evidente che Facebook è frutto della patologia delle emozioni, degli affetti, delle relazioni e del pensiero. Perché Facebook è uno strumento che una persona che ha solo intento di bene non avrebbe prodotto. Allora, il vicepresidente di Facebook ci confessa la sua colpa. Lui lo sapeva. Non pensava che fosse così grave, ma lo sapeva. Potremmo dire quindi che lui è un leader che fa parte di quello che Marx avrebbe chiamato la coscienza infelice della borghesia. La borghesia che sa che potrebbe promuovere l'emancipazione di tutta l'umanità e invece, con la rivoluzione che ha fatto,
contro l'ancien regime, ha promosso solo gli aspetti mercantili della propria vita. Questa borghesia si distingue, secondo Marx, in due parti: quelle che hanno la coscienza infelice, che sono coloro che possono aiutare tutta l'umanità, perché soffrono, sentono di soffrire, e quelli che invece hanno una incoscienza felice, cioè non sono veramente felici, sono incoscienti. E incoscienti, dobbiamo capire bene cosa significano queste parole. E quindi prendo un momento per spiegarlo bene. Quando parliamo di coscienza, stiamo usando un termine che è sinonimo di consapevolezza. E sono due termini che hanno a che fare con con l'etica. Ma con l'etica animica, con l'etica dell'uomo interiore. Quindi io posso dire di avere tanta più coscienza quanto più io sono, non sono alienato da me stesso, cioè sono autentico, sono in contatto col mio vero sé di cui vi ho parlato prima. Noi viviamo in una società in cui non si parla più di alienazione, perché l'alienazione ormai è diventato un fatto endemico. Ce l'abbiamo tutti in modo così grave che, così come non parliamo dell'aria, non parliamo, un pesci non parlano dell'acqua in cui sono, così non parliamo di alienazione. Ma questo noi oggi siamo. L'alienazione è la malattia dell'essere umano, perché l'uomo alienato non è un uomo autentico. E l'uomo che non è autentico è un uomo che mente, dice il falso, dice bugie, dice menzogne. Ora capite bene perché oggi si parla di una società che si radica completamente nella falsità, perché essendoci alienati dal nostro vero sé, essendo diventati essendoci staccati dal nostro centro dell'uomo interiore, dove c'è coesione, allora noi siamo alienati dalla nostra verità interiore, e questo noi portiamo nel mondo, e questa è la malattia che tutti noi trasmettiamo. Anche lì capite bene che quando parliamo di educazione non ha nessun senso un'educazione esteriore. La prima educazione è quella che dobbiamo fare verso noi stessi. Quindi capite bene che parlare del mondo esterno senza parlare del mondo interno non è un modo di pensare dialettico, ma è un modo di pensare molto superficiale. E che anche se diffuso, purtroppo che è diffuso, questo indica che siamo in una società profondamente malata. Oggi potremmo dire che è una società psicotica, delirante, in cui l'economia è un delirio, ma un delirio anche la finanza, ancora di più, e ancora di più, è ancora uguale la politica, ma uguale anche la filosofia, che questo discorso che vi sto facendo non lo promuove in modo molto intenso. Sono pochissimi oggi i veri filosofi. I veri filosofi sono coloro che amano l'umanità, perché filosofia vuol dire amore per la sapienza, e amore per la sapienza per la conoscenza, amore per la natura, physis, natura, amore per la vita, amore per gli esseri umani. I veri filosofi sono coloro che ci amano e quindi sono disposti a fare qualunque cosa per aiutarci. Questi sono i veri filosofi. Un vero filosofo era Gandhi. Gandhi era un vero filosofo perché ha dedicato la sua vita, da quando ha capito quanto era violento, per portare l'umanità dalla violenza sistematica alla non violenza. La non violenza è la verità della vita, e a questo dedicherò un altro video. Adesso ritorno ancora sul tema che vi dicevo prima. Il tema che vi dicevo prima è questo. Nel momento che non sappiamo più pensare, è naturale che procediamo così. E così via. Mettiamo tutto sullo stesso livello. È la società dell'equivalenza. Le cose importanti, le cose non importanti, le cose banali, tutte allo stesso livello. E allora qual è che passano? Allora qui bisogna capire che oggi coloro che utilizzano i mezzi come la televisione, internet, tutte queste robe, per poter manipolare le persone,
sanno che devono risvegliare le persone dal loro sonno, perché sono talmente affaticate da tutti questi stimoli. Come fanno a risvegliarle? Decidono su quale stimolo portare l'attenzione e lo spettacolarizzano, cioè lo rendono emotivamente forte. Infatti si parla oggi di società dello spettacolo. De Borde ne parla nel suo libro famoso. Oggi effettivamente siamo nella società dello spettacolo. Adesso riprendo questa intervista. Quindi, dice l'ex presidente di Facebook, ci sta dicendo, guardate qui, in conseguenza del fatto che attraverso questi mezzi si può prendere qualunque elemento e manipolarlo, dice, recentemente è avvenuto un linciaggio in una persona del mondo perché si sono sparse false notizie. Ora lui ha preso in questo caso un frammento, ma noi ogni giorno potremmo dire che soffrono di fame più di 1 miliardo di persone in conseguenza di questo modo di ragionare, mentre più di 1,5 miliardi vive nell'abbondanza tale che è iperalimentato. Un miliardo passa iperalimentato e 1 miliardo di persone sottoalimentate. Questo è il sistema di oggi. Ecco, allora dice sempre questo autore in un'intervista: attori malintenzionati possono ora manipolare qualunque cosa vogliono, farcela credere come verità. Noi siamo premiati da impulsi a breve termine, cuoricini, like, pollicini in su, e confondiamo tutto questo con i valori, confondiamo tutto questo con la verità. E invece si tratta di una falsa e fragile popolarità. Ci diciamo quindi, qual è la prossima mossa che devo fare? Perché ne abbiamo bisogno, ve l'ho detto prima, dipendiamo dal giudizio degli altri. Quindi noi stiamo sempre lì con questi malefici telefonini a vedere cosa ci scrivono per rispondere in tempo reale, mi piace, non mi piace. Ho deciso di spendere il mio tempo e il capitale con quale mi hanno premiato concentrandomi sui cambiamenti strutturali che posso controllare, che sono le mie decisioni, e quindi ho deciso di non usare più questi strumenti, e le decisioni dei miei figli, a cui non permetto, usa proprio il termine, quella merda. Poi posso concentrarmi sul diabete, sull'educazione, sui cambiamenti climatici. Quindi dice, io mi sento in colpa e sento che devo rimediare, e quindi mi occuperò da adesso in avanti di cose che producono bene e giustizia per tutti. E poi richiama tutti noi e ci dice, attenzione, perché questo è un momento in cui tutti ci dobbiamo guardare dentro e dobbiamo decidere quanto siamo disposti a rinunciare così tanto alla nostra indipendenza di pensiero. E vi richiamo un testo molto importante in cui si dice che non c'è servitù peggiore della servitù del pensiero. Dalla servitù del pensiero dipendono tutte le altre servitù. Quando rinunciamo a pensare con la nostra testa, quando rinunciamo alla libertà del pensiero che ci consente di connetterci con la verità, con la nostra verità interiore e quindi con la gioia autentica della vita, ecco, bene, quando abbiamo fatto questo, noi siamo schiavi di schiavi. Dice, attenzione, gli intellettuali tendono a dire, no, ma io non ci casco, io insegno alla Stanford, figuratevi, Ebbene, dice questo autore, probabilmente voi siete quelli che hanno più possibilità di finirci dentro. Io purtroppo conosco molti intellettuali che ci sono finiti dentro e credono di essere immuni. Io spero che queste parole mie insieme alle parole di questo coraggioso personaggio aiutino più possibile persone a liberarsi di questi strumenti o almeno dall'uso terribile che se ne sta facendo oggi. Perché questo ci condanna a finire schiavi di noi stessi, schiavi degli altri, in una progressiva rovina del genere umano verso la distruzione del pianeta, della nostra comunità. Ecco, con l'augurio che tutto questo finisca e può finire, perché poi in altri filmati vi darò invece i buoni annunci che ci sono da dare, vi saluto questa sera e vi auguro ogni bene.